Ciao Mauro, ciao, ciao ciao. Buon pomeriggio Elia, ciao ciao. Ci dà una risata, ci siamo detti delle cose, ci siamo fatti due risate. Ogni tanto è anche bello ridere, anzi se lo facessimo sì, sospetto, sì, <coughs> sì, 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 sì. vivremo tutti meglio. Allora, partiamo con la terza puntata. Eh, io non riassumo quello che abbiamo fatto l'altra volta, magari se vuoi lo fai tu, ma eravamo arrivati a introdurre quelle che poi sono le, le conseguenze, l'esito, i risultati tra virgolette di questa nuova teologia e credo Grazie. che oggi affronteremo affronteremo in particolare questo questo aspetto magari andrai un po' a fondo non eccessivamente ma un po' a fondo appunto su quali sono le conseguenze di questa nuova teologia. A te la parola Mauro. Grazie lì. Guarda, in realtà devo, devo un attimino ehm... Introdurre alcune modifiche nel senso che sì, parleremo degli esiti della nuova teologia, ma soprattutto oggi vorrei parlare mh, per quello che si può fare eh, in maniera divulgativa, lasciando poi ad approfondimento eventuali interessati perché è un tema molto complesso. Di che cosa significhi, attenzione Elia, progresso occhio, e cambiamento in senso tradizionale. Per poi mostrare a partire dalla volta prossima che cosa sia avvenuto invece dagli anni 60 in poi, che tipo di cambiamento ci sia stato. Perché attenzione, dobbiamo sempre ricordare che dal punto di vista della dottrina e dei dogmi, la Chiesa ha sempre ammesso una evoluzione, una evoluzione però in senso omogeneo, non una evoluzione sostanziale, un'evoluzione eterodossa che porta dei cambiamenti sostanziali, bensì un'evoluzione nel senso di rendere esplicito ciò che già era implicito nel messaggio rivelato. Ma poi ci vedremo... Poi magari dopo fai anche degli esempi, no? Ah beh, per, eh, beh, per forza, per forza. Per per forza. Dico, subito, dico subito che l'argomento è assai complicato, perciò cercheremo di semplificarlo ma non di banalizzarlo. E questa lezione sarà strumentale a quella della prossima volta. Intanto cominciamo. Allora, eravamo arrivati un po' a quelli che sono gli esiti della nuova teologia. Dunque, eh, se parliamo di esiti della nuova teologia, dobbiamo ricordare che il tutto in realtà si potrebbe riassumere con una parola, nel senso che eh, la teologia nuova che è? è caratterizzata sostanzialmente dall'orizzontalismo, quindi da una dimensione orizzontale che pone l'uomo al centro, anziché Dio. Quindi l'esito, diciamo, della nuova svolta antropologica della quale abbiamo parlato più volte è un cosiddetto cristianesimo orizzontale. Questo cristianesimo orizzontale, che quindi non pone più Dio al centro, l'alto, ma pone al centro l'uomo, cioè diciamo il basso, si caratterizza per una libertà d'azione pressoché totale per il cristiano cattolico, anche e soprattutto nel contesto politico e nel contesto pubblico dove il politico cattolico, l'avevamo già detto, il cosiddetto cattolico adulto, no? il cattolico adulto, a favore del bene pubblico, se poi si tratta di bene pubblico, anche lì è tutto da discutere, arriva a scelte che sono anche in contrasto con i suoi stessi principi dottrinali. Questo perché? Perché la cosiddetta apertura al mondo, il dialogo smagnoso con il mondo, alla fine ha portato anche a un'orizzontalizzazione, un non so se esista ma eventualmente introduciamo noi questo termine, della teologia nuova e della dottrina. Padre Fabro scrive, se vogliamo rendere Cristo, non è che lui sia d'accordo, eh, sia chiaro, è, è, sta dicendo quella che è la considerazione oggi. Se vogliamo rendere Cristo e il cristianesimo accessibile all'uomo di oggi, dobbiamo vivere e pensare le verità e le esigenze del cristianesimo Dall'interno del pensiero e delle istanze del mondo di oggi. Questo nel senso ben preciso che è impossibile avere e vedere una traccia di Dio nel mondo, che tutta la vita e la cultura si sono allontanate e devono di necessità allontanarsi e allontanare da Dio, ossia che la coscienza stessa, come tale e nel suo attuarsi in tutte le forme e formalità, non solo è vota di Dio, ma essa stessa allontana sempre più l'uomo da Lui, quindi sostanzialmente. Noi, noi, noi diciamo, oggi la dottrina, la teologia nuova meglio più che la dottrina, arriva a concepire le riflessioni stesse, le sue stesse riflessioni, a partire da quelle che sono le istanze del mondo. Io credo che questo diventerà particolarmente chiaro quando affronteremo quel documento che è la dignità tisumane. Lì diventerà molto, molto, molto chiaro. Ora stiamo ancora provando le premesse di un cammino abbastanza ampio. Questa nuova teologia orizzontale che ne è scaturita, perché cosa si caratterizza? Io ho cercato sostanzialmente di indicare alcune proprietà. Queste proprietà o peculiarità della nuova teologia sono quelle che sono riassunte in questa immagine e cioè le enunciamo e poi le spieghiamo. Certo. La separazione sì. fra la teologia e la metafisica, potremmo anche dire tra la teologia e la filosofia, l'immanentismo il secolarismo, la desacralizzazione, la smoralizzazione e l'autonomizzazione assoluta dell'uomo, l'evoluzionismo assoluto, lo storicismo assoluto e lo scientismo sfrenato del quale qualcosina abbiamo già detto anche la volta scorsa. Ora torniamo a noi, questa è l'immagine quindi con le peculiarità, alcune delle peculiarità della nuova teologia e cerchiamo adesso di chiarire un po' il punto. Per quanto riguarda la separazione fra teologia e metafisica, diciamo che il legame tra teologia e metafisica è ormai ritenuto quella che era una credenza medievale, no? una credenza dei secoli passati. Oggi ormai la dottrina stessa, la teologia, deve porsi al passo con un mondo che diviene, no? con un divenire storico, con l'evoluzione, con il fluire della vita, addirittura diciamo aderire ancora a quelli che sono principi dottrinali passati vuol dire sai non stare al passo con i tempi in teologia da qualche decennio a questa parte ormai si dice di stare al passo si parla di questo stare al passo con i tempi con la vita con il mondo si parla anche di questa chiesa in cammino no lo vedremo in uno dei discorsi di Ratzinger tenuto se non sbaglio nel dicembre del 2005 alla chiesa romana alla, chi alla curia romana chiedo scusa dove si parla di una chiesa in cammino. Non è ovviamente un'invenzione sua, è, un, è una, diciamo, una, una tesi che viene fuori da decenni e decenni di storia. La scolastica, in modo particolare... Sì, viene fuori da decenni di storia, ma alla quale comunque Ratzinger aderisce. Quindi non ah è no, è, 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 è certo, certo, certo. Poteva anche non aderire, non era obbligatorio aderire. Assolutamente, dire. assolutamente. C'è una, una volontà precisa. Certo, Quella direzione. certo. Ne parleremo la prossima volta, o una delle prossime volte, quando parleremo della cosiddetta, sai, ermeneutica della continuità contro eh. l'ermeneutica della Allora, già il fatto che ci sia bisogno di un'ermeneutica per vedere se ci sia continuità dovrebbe un po' lasciarci stupiti, no? Per perplessi, però, oh, ragazzi, questo è ciò a cui si arriva. Torniamo a noi. Separazione, quindi, tra teologia e metafisica. La scolastica, ricordiamo che la filosofia scolastica, atomistica in particolare, è sempre stata ritenuta dalla Chiesa, sempre stata ritenuta come il baluardo, come parte fondamentale di quella filosofia, filosofia perennis, no? come strumento essenziale per la, teo, la teologia cattolica. Il dogma rivelato a questo punto perde rilievo e oggettività se viene meno la distinzione fra ordine naturale e ordine soprannaturale, ma anche il legame. Fra l'ordine naturale e soprannaturale. Noi abbiamo bisogno di concetti stabili, diciamo come quello di persona, natura, essenza. Se perdiamo un concetto stabile oggettivo come quello di persona, e il concetto stesso di persona diventa un qualcosa di mobile, no? Non di perenne, ma che, a seconda della filosofia e dei tempi, si definisce in modo diverso, anche in campo bioetico ed etico, uscendo un attimino dalla, dalla dottrina. Ecco che allora ci vengono a mancare dei riferimenti fondamentali a questo punto. Che cosa divenne? Diviene, diciamo, il dogma della santissima Trinità, che co come sono da concepirsi le persone divine? Perché c'è la persona umana, ma ci sono anche le persone divine con la P maiuscola. Cos'è cambiano anche loro? Anche il loro concetto muta? Quindi perdere questo legame tra la teologia e una filosofia perenne comporta anche, diciamo, uno svilimento del dogma. Ora tutto a questo punto viene demandato alla libertà sfrenata del soggetto, sia nell'azione che nell'intelletto. Tra rivelazione e verità filosofiche tradizionalmente c'è sempre stato un legame fondamentale, non dobbiamo dimenticarlo, ed era questo legame che impediva di, tra di tradurre la fede in fideismo. Ripeto, era questo legame che impediva alla fede di divenire un mero fideismo sentimentalistico. Che abbiamo già commentato la volta scorsa. Quindi, l'esistenza di una verità oggettiva, la realtà della persona e spirituale, l'oggettività del bene e del male, l'immortalità dell'anima, l'esistenza di Dio. Queste erano tutte sono sempre state tutte verità presupposte alla rivelazione. Non si doveva partire da capo ogni volta, perché attenzione, San Tommaso ci dice: para, ci, ci parla chiaramente dell'esistenza dei preambula fidei i preamboli della fede, che sono quelle argomentazioni razionali che sono accessibili alla ragione in quanto tale e che non c'è bisogno di una rivelazione per sapere che Dio esista. Ci arrivavano anche gli antichi pagani, ti ricordi, ne abbiamo parlato anche nelle lezioni sì. sulla cosmologia. Sì. Allora, l'esempio che fa San Tommaso, o che noi possiamo diciamo eh, riprendere dal pensiero di San Tommaso, ben difficilmente si potrà credere al dogma della Santissima Trinità. Che è una verità rivelata, se prima non si accetta che Dio esista, che è una verità filosofica. Quindi via naturale e via soprannaturale in sostanza collaborano. Certo, la via soprannaturale supera infinitamente la via naturale, Alla via soprannaturale l'uomo non potrebbe mai arrivare col suo intelletto, con le sue sole forze, tant'è che c'è bisogno appunto di una rivelazione. Ogni filosofia che permetta di rendere più chiara la relazione tra. Piano naturale e piano soprannaturale, morale naturale e morale soprannaturale, che permetta di penetrare ancora più in profondità il mistero della persona, permettendo ancora di più di scoprire come l'uomo sia fatto a immagine e somiglianza di Dio, è una filosofia sana, utile e preziosa per il dato rilevato, rivelato. Però la sana filosofia ormai è quella che è divenuta pressoché impossibile, e tanto, comunque, noi neghiamo il rapporto tra teologia e filosofia. E questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica della nuova teologia è l'immanentismo. Come detto in precedenza, in precedenza sarebbe nella lezione precedente, l'immanentismo elimina la nozione stessa di peccato. Il peccato che cos'è? È il rapporto, è la rottura del rapporto personale dell'uomo con Dio. Non può essere altrimenti, perché se la verità viene ridotta all'orizzonte umano e se l'uomo viene concepito essenzialmente come essere nel mondo, no? Come essere in divenire, come faccio ad avere una nozione oggettiva di peccato? La volta scorsa abbiamo detto che ciò che ieri era scorretto oggi può essere ritenuto lecitissimo. Il divorzio, eh, ma il divorzio era una cosa che si aborriva nei tempi passati, ormai, invece, bisogna aprirsi, l'hanno fatto tantissimi cattolici, eh. Questo discorso ha le esigenze moderne della vita moderna, eccetera, eccetera. Potremmo aprire altre parentesi, ma ci tratteniamo. Altra peculiari peculiarità, il secolarismo, la desacralizzazione del mondo, abbiamo detto l'autonomizzazione assoluta dell'uomo. Se ci si stacca da ogni riferimento trascendente, l'uomo diviene Dio a se stesso. Quindi, quindi potremmo dire che uno dei principi cardini dell'uomo moderno è che ognuno è Dio a se stesso. Io non ho bisogno di leggi morali oggettive, eccetera. Io sono il decisore. L'uomo è come dire autore della sua stessa fortuna, tra virgolette. Altra peculiarità, l'evoluzionismo assoluto. Attenzione, l'evoluzionismo in realtà è un concetto molto più ampio che non si applica solo al campo biologico, ma che si applica anche... Al campo morale e al campo della dottrina, se non stiamo molto attenti. Nel senso che oggi si ammette che tutto sia in evoluzione. Sono in evoluzione i viventi, sono in evoluzione i dogmi, sono, ma non, non è l'evoluzione omogenea. E qui si sta parlando di un'evoluzione sostanziale, cambiamento. Sono in evoluzione quindi principi morali, eccetera. E questo fa parte della mentalità dell'essere in cammino, dell'essere in cammino. Quindi una realtà nella quale non abbiamo più niente di fisso di oggettivo, ma tutto deve evolvere per stare a passo con i tempi. Ovviamente, all'evolucionismo è legato anche il discorso dello storicismo. Perché? Perché la verità deve sempre incardinarsi nell'epoca storica in cui si trova e adeguarsi ad essa. Potremmo poi tirare in ballo il relativismo. Ah ma no, ma il relativismo ci sono valori, valori non, non negoziabili. Ma nella nuova teologia sostanzialmente è tutto. Diventa relativo, tutto diventa relativo. Per non parlare infine dello scientismo sfrenato, cioè l'idea che la verità debba identificarsi con la verità scientifica, tra virgolette, no? Nel senso che tutto ciò che ormai la tecnica, la teologia rende possibile, la, la, chiedo scusa, la tecnica, la tecnologia rendono possibile, diviene anche lecito per l'uomo. Padre Fabro scrive. Eh, lo scientismo è l'idea che la verità debba identificarsi con la verità, la verità con la V maiuscola, eh? debba identificarsi con la verità scientifica e che sia necessario conformarsi allo spirito scientifico dei tempi e di un'epoca della storia nella quale l'uomo sarebbe divenuto spiritualmente maturo e maggiorenne, maggiorenne, maggiorenne. Questo è il famoso cattolico adulto. Quindi, sostanzialmente, a conclusione di questo ragionamento, per poi passare al discorso dei dogmi e del cambiamento, ricordiamo che eh, la teologia moderna, modernista, può caratterizzarsi con un termine che è quello di orizzontalismo. E noi abbiamo detto praticamente tutto. Seglia, ci sono da parte tua delle considerazioni, altrimenti io partirei. No, 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 ma se questa evoluzione porta ciò che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni a questa società, eh, allora l'esito allora è chiaro, no? Questo, questo, L'uomo che decide tutto, ma in realtà questi sono alcuni che decidono tutto e poi fanno in modo, attraverso tutta una serie di mezzi e di strumenti che hanno. Di, eh, di manipolare le masse sostanzialmente, questo è, eh, ci sono riusciti attraverso varie eh, vari varie, varie eventi, eh, attraverso tutta una serie di, 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 di roba anche culturale che è stata divulgata, e quindi le persone ritengono, pensano erroneamente di essere libere nel loro pensiero, in realtà non c'è libertà di pensiero perché dietro c'è manipolazione. Quindi, anche chi chi pensa di, di dire delle cose di cui è personalmente convinto, non si rende conto che quel suo pensiero è stato ampiamente manipolato. Se già noi ci rendessimo conto di questo, saremmo a cavallo. In realtà non ce ne rendiamo conto. Il cosiddetto libero pensiero non è libero pensiero, è pensiero che qualcuno ha avuto tutta l'accuratezza la, pianificata di mettere in testa attraverso una serie di strumenti. Non so, pensiamo ad esempio alla rivoluzione del 68. Certo, ad, esempio, ad esempio, che cosa ha comportato? Ebbene, anche là si pensava alla messa in discussione dell'autorità. Poi, vabbè, man mano che si è andato avanti, eh, si è sempre più affondato, come dire, nel, in, nella, nei nostri costumi, nella nostra cultura. Quindi il libero pensiero non è il libero pensiero. Guardate che questo è un concetto molto, molto... Molto importante da capire, non è libero pensiero, è pensiero che qualcuno ha inculcato attraverso strumenti molto potenti, gradualmente, perché questa poi è la grande abilità, viene la persona portata a pensare che sta pensando liberamente, ma in realtà non è vero, non è vero, è manipolazione allo stato puro e così facendo hanno distrutto secoli e secoli di. Eh, di, di costumi, di cultura, di stile di vita, di eh, punti fermi anche morali, ma anche di responsabilità dell'individuo verso se stesso, verso la propria famiglia, verso gli altri, verso la collettività. Ed ecco che poi effettivamente tu hai ragione: siamo diventati degli atomi impazziti. Ognuno di noi è, è un isolato ormai. Questa, questa, dov'è la comunità? Ma esiste più una comunità? per rimanere alla comunità non esiste più. Cioè, quindi attenzione quando si pensa che ciascuno pensa liberamente, perché è un'illusione vera e propria. Scusa Mauro, a te la parola. Ma sai, sai quante, quante persone ho conosciuto, specialmente negli ultimi anni, che si sono dichiarate persone, tra virgolette, libere? In realtà sembrano tutte fatte con lo stampino. Tutte fatte con tutte fatte con lo stampino, quindi vabbè. Poi, sai, Auriti, se ti ricordi, usava i termini di deformazione culturale, deformazione culturale, e parlava in sostanza dell'avvento ormai dell'idealismo da una parte, del razionalismo da, da un'altra, faceva un'analisi molto interessante anche dal punto di vista filosofico. Detto questo, quindi, che sono considerazioni comunque essenziali, io parle, parlerei adesso della nozione di cambiamento. Il cambiamento in senso tradizionale. La Chiesa non ha mai negato... Per cambiamento in senso tradizionale? Eh, eh, cioè, sì, 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 okay. sì, 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 okay. sì. Okay. Okay. La Chiesa non ha mai negato, dicevamo, la possibilità che vi possa essere uno sviluppo organico della dottrina né la possibilità di riforme ecclesiastiche che servano a eliminare influenze mondane nella sua prassi o nella vita religiosa dei fedeli. La Chiesa non ha mai negato questo. Attenzione, questo rinnovamento però non deve mai de intendersi come una modifica dell'essenza della verità. Quindi si tratta di un rinnovamento che comunque rimane aderente alla verità e nella verità che non la stravolge. La verità rivelata, poi cercheremo di entrare in dettaglio in questo, in altre parole può anche essere presentata in maniera più esplicita grazie alla riflessione teologica. Sai, ad esempio, quando si elaborano nuovi dogmi, ma attenzione, che cosa vuol dire nuovo? Che cosa vuol dire nuovo? Qualcosa che viene fuori dal nulla? Ex nihilo? No? No? E anche di questo dovremmo dare dei chiarimenti. Cioè, la teologia cosa fa? Rende esplicito quanto è già implicito nella rivelazione, il cosiddetto rivelato virtuale. Poi farò un esempio, però prima ci servono ancora degli strumenti, per esempio con eh, il dogma dell'Immacolata Concezione che abbiamo festeggiato ieri, tra l'altro. Si possono quindi ammettere una evoluzione omogenea del dogma e con prudenza, con prudenza anche un sano aggiornamento. Questo sano aggiornamento è capace di analizzare in maniera razionale anche, tra l'altro, le nuove possibilità offerte da un'epoca. Per esempio in campo tecnologico, allora io mi sono sempre chiesto, se ci fosse una situazione di ordine, sai i nuovi mezzi di comunicazione usati per il bene, quanto bene potrebbero fare? Potrebbero essere usati, sono degli strumenti, non sono dei fini. Potrebbero essere il, il processo di evangelizzazione, eccetera, mh, qua, quanto potrebbe veramente raggiungere in profondità le diverse popolazioni. Però attenzione per come inteso dagli anni 60 in avanti, ovviamente non è che negli anni 60 scoppi dal nulla una qualcosa, cioè era un qualcosa che si stava preparando, però attenzione, prima c'era un'autorità che cercava di frenarlo e che cercava di fare di tutto per frenare il crescere di questa bolla che poi ad un certo punto è scoppiata. È scoppiata e le scintille, come dire, i residui di questa bolla stanno producendo sempre più conseguenze. Allora dicevamo che per come inteso dagli anni Sessanta in avanti, l'aggiornamento invece sottintende un mutamento della verità perenne per renderla più gradevole al mondo moderno. Quindi dobbiamo rendere la verità più gradevole, non più chiara al mondo moderno, ma più gradevole al mondo moderno. Sono i risultati di questo desiderio di aprirsi al mondo e di porre al centro della riflessione l'uomo e non Dio. Quindi io per non dispiacere all'uomo, perché alla fine è quello, per non dispiacere al mondo e all'uomo, arrivo o a modificare la verità oppure una parte a tenerla da parte e, e non, semplicemente non parlarne, non parlarne più. Non la elimino in maniera esplicita, perché quello non posso farlo, ma non ne parlo, non la presento, scelgo di non parlarne. Queste sono un po' le premesse. Ora, per arrivare a che cosa si intenda eh, per cambiamento dal punto di vista tradizionale, facciamo una brevissima introduzione sul concetto di dogma. dogma. Che cos'è un dogma? Un dogma è una affermazione, è una risoluzione formale, ben ferma. Nel campo della Chiesa, quindi della um, dottrina cattolica, il dogma è una affermazione che riguarda una verità soprannaturale e che proviene dalla parola di Dio. Che si trova in modo implicito o esplicito nella rivelazione. Questa asserzione, quindi riferita a una verità soprannaturale, viene proposta come una proposizione da credere, quale verità rivelata da parte della Chiesa tramite il Magistero o un giudizio solenne. Quindi questo è, diciamo, il, il, il concetto di dogma, un'affermazione ferma, decisa, risoluta, relativa a una verità soprannaturale che viene proposta al credente, proposta al credente viene presentata al credente come da credere, da credere. Ovviamente, ovviamente opporsi a un, do a un dogma significa cadere nell'eresia. Non significa avere un'opinione diversa, significa cadere nell'eresia, punto. Non c'è da distinguere. Ora, chiaramente, dinanzi a tutto questo, qualcuno potrebbe sollevare delle obiezioni. Te ne porto una, per esempio. Le formule dogmatiche, si potrebbe dire, soffrono la, relativ la relatività storica, perché? Perché comunque sono, diciamo, formulate le proposizioni dogmatiche con un certo linguaggio relativo a un'epoca storica e per via dei termini filosofici usati. Allora, rispondiamo. Quindi praticamente le proposizioni dogmatiche risentono dell'epoca in cui sono state formulate. Per cui chi dice che sono relative a un'epoca in fondo non ha tutti torti. È proprio così. Rispondiamo. Per quanto riguarda il discorso del linguaggio, ricordiamoci che il linguaggio... Esprime un senso comune, d'accordo un qualcosa, un, un ragionamento che trascende il tempo, che trascende il tempo e che non è che sia li, eh, legato alla parola esteriore di una determinata epoca. Il senso comune è l'attività spontanea dell'intelletto che trascende il tempo. Quindi ci sono delle forme di ragionamento che possono essere presentate prima con delle parole e poi con delle altre, ma il cui senso non cambia perché sono dei ragionamenti diciamo, che vanno al di là del linguaggio utilizzato. Quando ad esempio io dico che la libertà religiosa, che lo abbia detto nel secondo secolo d.C., nel XVI, nell'Ottocento, non è compatibile con la dottrina, potrò dirlo in italiano arcaico, potrò dirlo in latino, potrò dirlo in francese, ma comunque la sostanza non cambia. La sostanza non cambia. Per quanto riguarda invece i termini filosofici adottati, questo è il punto, la Chiesa ha sempre usato i termini, la terminologia della filosofia perenne, che è omogenea al senso comune e che trascende il tempo. Ma se noi cancelliamo questa filosofia perenne e la mettiamo da parte è chiaro che il dogma viene svilito. Questo è, un è uno dei punti che dicevamo prima. Altra obiezione che uno potrebbe fare eh, rispetto al fatto che si possano enunciare dei dogmi come verità che trascendono il tempo e quindi oggettive universali, stabili, perenne, eccetera. Le formule dogmatiche sono umane. Quindi, come possono esprimere un mistero soprannaturale? Perché sono dei teologi, dei teologi che le elaborano con un ragionamento. Risposta: allora, attenzione, è vero che le proposizioni saranno anche formulate da uomini, da, da, teologi, da teologi comunque, partono sempre dal dato rivelato. Quindi non sono qualcosa di creato ex nihilo e questo è importante. Allora, per venire al concetto di evoluzione del dogma, evoluzione omogenea, evoluzione omog per evoluzione omogenea del dogma intendiamo uno sviluppo che avviene senza mutamento sostanziale. Mutamento sostanziale sarebbe un mutamento eterogeneo. Quello, ad esempio, banalmente, Elia, della biologia darwiniana, del darwinismo, è una forma di mutamento sostanziale perché tu passi tu passi dalla meba eh, stamattina ho tenuto una puntata con Carlo Alberto Cossano sul, sul DNA da, dalla materia inerte a una cosa come il DNA che è qualcosa di funzionante di vivo che compone i viventi c'è un salto ontologico abissale dalla non ragione alla ragione c'è un salto ontologico abissale non puoi Tramite evoluzione, spiegare la derivazione dell'uno o dell'altro. Questa è un'evoluzione sostanziale dove tu mi presenti un nuovo grado di essere, una nuova perfezione, come derivante da una perfezione, diciamo di grado inferiore, che non può contenere la tanta perfezione quanto il grado superiore. Per cui mi spiace, ma l'uomo non può derivare da uno scimpanzé. Quindi questo banalizzando, eh? banalizzando. Allora, che cosa vuol dire? Evoluzione, prima di tutto. Se io ad esempio, Elia chiedessi a te cosa vuol dire evoluzione, scusami se, se faccio un'interrogazione, ma come lo spiegheresti tu evoluzione etimologicamente? Se no, guarda che ma, ci penso. Allora, io. intanto partirei intanto, per esclusione: evoluzione non è trasformazione, mm -hmm. eh, è un avanzamento mh, che ha un senso. Di un qualcosa che già si fa, che già esiste, è un piccolo esatto. avanzamento, non è uno stravolgimento, non, esatto. è, eh, non è una trasformazione di qualcosa in qualcos'altro, non è una mela che diventa una pera. Può essere una mela migliore, ecco, mettiamola così: una mela migliore, tutto qua, Perfetto. ma è il colore più bello, il sapore, più, il sapore ancora più, più squisito, più, più, più appetitoso. Ma non si può trasformare una pera in una mela, una, pera, una mela in una pesca, mentre invece mi pare che Darwin dica proprio questo insomma, quindi, è, esatto. e quindi non è quella l'evoluzione l'evoluzione esatto. Allora, di una persona no? io studio sempre di più imparo sempre di più mi evolvo, tra virgolette eh, mi evolvo sempre più ma sono sempre io semplicemente aggiunto maggiori informazioni a quelle che avevo ma non sono diventato altro assolutamente, ecco questo è quello che intendo io Perfetto. Allora, devi sapere che evoluzione deriva dal latino evoluzio o evolvere, che etimologicamente significa svolgere il rotolo di papiro per leggere. Quindi, io ho un rotolo chiuso, lo svolgo, lo apro per poterlo leggere. Quindi, ho informazioni che sono già contenute e che magari scopro andando certo. avanti, leggendo, eccetera, ma non le sto creando, sono già contenute nel rotolo. Quindi diciamo che evoluzione di per sé in questo senso avrebbe anche un significato molto positivo. Certo. Molto positivo. Significa approfondire, come dicevi tu, significa certo. approfondire. Allora, la dottrina cattolica ammette quattro gradi, per così dire, dai, diciamo, del conoscere. Il primo grado è il dato rivelato sono le proposizioni della scrittura scritte dagli autori ispirati e quelle della tradizione, quindi il dato rivelato, fondamentale, fondamentale. Poi ci sono i dogmi, proposizioni definite dalla Chiesa come rivelate o di fede divina. Poi al terzo posto ci sono le verità infallibili, proposizioni definite dalla Chiesa come infallibili, ma non espressamente come rivelate. Il contrario di esse non viene condannato come eresia, ma come errore, proposizione scandalosa, eccetera. Poi ci sono le conclusioni, le conclusioni teologiche. Allora attenzione, attenzione. Può esistere una evoluzione delle formule ma senza mutamento di senso, quando il senso contenuto nelle diverse formule è contenuto nelle formule anteriori e non viene da fuori. Quindi quando io rendo esplicito, come nell'esempio del papiro, no, ciò che era già contenuto nelle formule precedenti o nelle proposizioni precedenti. Quindi un conto è l'evoluzione esplicativa, un altro conto è l'evoluzione sostanziale o eterogenea. Qui per una volta, caro Elia, per una volta, una è, eh, una, una, ci tocca dar ragione a Kant. Mh? Quando Kant è. Molto grave, no, ma intanto. No... Eh dai, scusa, concedimila, concedimila. Non è che lui abbia inventato questa cosa, ma siccome tutti gli studenti di filosofia conoscono ciò che sto per dire, penso che venga utile dirlo. Nella critica della ragione pura, Kant distingue i giudizi analitici dai giudizi sintetici. No? Allora, riesci a sentirmi? Sì, sì, ti sento molto bene. Perfetto, sì, perché mi ha saltato uno degli auricolari, allora. Bene, comunque benissimo. Ti sento benissimo. benissimo. Allora, nella critica della ragione pura, Kant definisce il giudizio analitico come un giudizio che serve a rendere esplicito un qualcosa che è già implicito. Lui fa l'esempio, ha ragione, eh? tutti i corpi sono estesi. Perché? Perché praticamente è già nella natura di corpo, corpo vuol dire un qualcosa che ha massa, l'avere l'estensione. Quindi quando io ti dico che tutti i corpi sono estesi non è che ti stia dando una nuova conoscenza, sto rendendo esplicito ciò che è già implicito, d'accordo? Poi okay. dall'altra parte ci sono i giudizi sintetici che sono invece quelli che producono nuova conoscenza. Quindi l'evoluzione esplicativa in un certo senso è come, è come un giudizio analitico che rende, più rende esplicito ciò che già era implicito. Andiamo avanti, andiamo avanti perché comunque il nostro ragionamento ha bisogno anche di altri presupposti. Sì. Dio, dandoci la rivelazione, non ci ha rivelato soltanto delle formule, ma anche il loro senso, cioè il senso che queste formule hanno. Ed è necessario che sia così. Tra un po' diremo perché. Però il fatto che Dio abbia rivelato delle formule e anche il senso che queste formule... Anno, non implica che i profeti o tutti gli uditori ne capiscano immediatamente il senso intero, né che tutto debba essere stato esplicitato da Dio fin dal principio. Attenzione! Occorre che Dio, oltre alle formule, dia un senso esplicito alle formule e che il profeta, almeno qualcosa capisca di questo senso divino perché altrimenti noi non avremo neanche una rivelazione, ma avremo qualcosa come un sogno. O una visione. Però il sogno e la visione, caro Elia, non implicano, non producono latto di fede. Nell'intelletto divino, chiaramente tutto il senso divino delle formule è, eh, diciamo, esplicito, perché l'intelletto divino è onnisciente, conosce tutto, Lui è la verità. Ma da Dio a noi c'è un regresso per questo ci sono le elaborazioni da parte della Chiesa nel corso del tempo. Da Dio a noi c'è un, un, un regresso. Nessuna creatura può conoscere l'intelletto divino in maniera piena ed adeguata. Andiamo un po' più avanti. Gli apostoli. Gli apostoli solo, sono coloro che conobbero praticamente il nostro Signore direttamente. Anche dagli apostoli a noi c'è un regresso. Attenzione, la questione è simile. Perché? Perché gli apostoli ricevettero la rivelazione immediatamente da Dio tramite una luce divina, cioè la verità con la V maiuscola era proprio con loro, anche fisicamente. Gli apostoli ovviamente nella loro conoscenza valgono molto di più di tutti i profeti e gli agiografi, anzi diremo che sono i maestri supremi della rivelazione, sono il fondamento della Chiesa, ebbero lo speciale privilegio di ricevere una conoscenza esplicita superiore. A quella che la Chiesa e i teologi avranno per sempre, questo riguarda gli Apostoli. Praticamente ogni definizione successiva della Chiesa si trovava già implicita nell'intelletto dell'Apostolo, degli Apostoli. Ma dagli Apostoli a noi c'è un regresso. Quindi, da Dio a noi c'è un regresso, dagli Apostoli a noi c'è un regresso. Allora andiamo alla Chiesa primitiva. Allora, quanto alla Chiesa primitiva, gli Apostoli le comunicarono verbalmente o per iscritto quanto Dio aveva detto loro per essere trasmesso. Ma attenzione, gli Apostoli alla Chiesa primitiva non trasmisero, non comunicarono la spiegazione di tutto il senso implicito, però, però lasciarono alla Chiesa primitiva il magistero dogmatico affinché potesse esplicitare legittimamente l'implicito nel deposito rivelato. Quindi, la Chiesa non ha quella luce divina infusa che avevano gli apostoli, capaci in un colpo solo di afferrare tutto il senso rivelato. Punto di partenza, quindi, del progresso dogmatico sono le formule apostoliche. Ora, ci siamo Elia su questo? Sì, sì, ci siamo, io me lo sto mentalmente riconducendo. Sì, più o meno, eh. guarda, guarda, abbiamo fatto tre step. No, io... no, 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 ma è molto chiaro, è molto chiaro. Io l'ho riassunto nella capacità di osservazione, che comunque è un'altra cosa. Io posso vedere qualcosa, non notare dei particolari, nel momento in cui osservo meglio, non so, prendo la penna, la osservo, la penna del genere, mi rendo conto come è fatta, mi rendo conto che qua c'è un tasto, mi rendo conto che se la apro dentro c'è un, eh, una molla. Prima ho un'osservazione superficiale, Assolutamente, non, non ci avevo fatto caso, ma l'oggetto era già così. Oppure, per esempio, la profondità di pensiero su qualcosa. Io leggo un testo, man mano che lo leggo vado sempre più in profondità, vado sempre più in profondità, lo capisco sempre di più. Ma non è che il libro prima non riportava quelle stesse cose, le riportava oppure magari in certi casi è facile da due o tre concetti dedurre. Dedurre una conclusione importante che prima magari mi era sfuggita. Quindi, voglio dire, sono cose che noi facciamo anche comunemente nella vita di tutti i giorni. Assolutamente queste cose appartengono all'essere umano. Cioè, ma scusate, anche a scuola l'insegnante, tu immagina che insegni filosofia, il testo è là, gli studenti lo leggono, ma non percepiscono una serie di differenze di, di, di uguaglianze sì, nelle sì, cose, sì, sì. di similitudini. E allora l'insegnante che cosa fa? L'insegnante bravo eh, te, te lo spiega, te lo illustra, te lo fa capire attraverso una profondità di pensiero che non stravolge quello che c'è scritto, ma semplicemente lo espone, te lo illustra tutto. E magari da un'illustrazione di questo tipo si arriva a delle conclusioni a cui gli studenti non erano arrivati. Oppure magari ti dico che questo, questo, questo continua a studiartelo tu a casa perché magari non c'è tempo. perché... Quindi sono cose, quelle che stai dicendo, che appartengono al, all'essere umano. Osservazione, capacità di pensiero, capacità di ordinare determinate cose, di classificarle, di dedurre. Cioè, non è che stiamo dicendo roba dell'altro mondo. Per me queste cose sono pratica di vita. Le applichiamo anche inconsapevolmente, ma queste cose le applichiamo, non so, Il Mauro, se tu è Saturi, una roba diversa, dillo no, 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 e, sto sto facendo, stiamo facendo tutto questo ragionamento in sostanza per chiarire che non è che nella storia della Chiesa siano venute fuori cose inventate dal nulla, assolutamente, okay? ma tutte comunque muovono dalla rivelazione, i dogmi, eccetera, muovono dalla rivelazione. Allora, la dottrina cattolica contiene quelle che sono verità formalmente rivelate e verità virtualmente rivelate. Le verità formalmente rivelate sono quelle esplicitate direttamente, non lo so, per esempio da nostro Signore, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ne parla nei Vangeli, d'accordo? Poi ci sono anche verità virtualmente rivelate, che non è che non esistano, sono implicite, sono implicite nella rivelazione, solo che c'è bisogno per noi, per il nostro intelletto, diciamo, di renderle esplicite, d'accordo? Okay. Abbiamo detto da Dio all'uomo c'è un regresso, dagli Apostoli a noi c'è un regresso, dagli Apostoli a Chiesa primitiva c'è un regresso, eccetera, eccetera, eccetera. Le verità formalmente rivelate sono l'oggetto pro proprio primo della fede divina, mentre le verità virtualmente rivelate, lo sono della teologia. Difatti, lo scopo della teologia è rendere esplicito il rivelato virtuale, quella è la funzione propria. L'infallibilità della Chiesa ha per oggetto primo le verità formalmente rivelate, mentre ha per oggetto secondo ha per oggetto secondo le verità virtualmente rivelate, perché sono comunque di competenza sua, sono comunque di competenza della Chiesa. Quindi, morale della favola. Non tutti i dogmi sono rivelati in se stessi, ma molti dogmi erano già rivelati in altri dogmi e la ragione umana non riesce a vederli se non tramite il ragionamento teologico cosiddetto inclusivo. inclusivo okay? facciamo, un esempio, facciamo un esempio. Allora, Elia, è chiaro che nel dogma dell'Immacolata Concezione sia già implicito quello dell'assunzione di Maria Santissima. Questo è chiaro. Perché? Perché se la Madonna nacque senza peccato originale, è chiaro che ella non può aver conosciuto la corruzione della carne. È chiaro, è chiaro. Quindi non è che il dogma dell'assunzione mi dica un qualcosa di sconvolgente, che stravolga la tradizione, che assolutamente, no, no, porta alla luce un qualcosa che era già implicito in un'altra proposizione dogmatica. È questo il lavoro che fa la teologia e che la Chiesa deve approvare, eh? perché attenzione, ricordiamo che non è che un singolo teologo domani mattina possa svegliarsi e dire ah ho scoperto questo, no, cioè deve esserci un'approvazione, ovviamente, deve esserci un'approvazione. Ricordiamo anche che la funzione del magistero è duplice. Il magistero dogmatico, rispetto al deposito rivelato, svolge due funzioni che sono conservare e spiegare. Conservare e spiegare. È da questo che provengono i due caratteri fondamentali del dogma dei quali stiamo parlando, ovvero sia l'immutabilità e il progresso. Ok? Immutabilità e progresso. Sembra che impossibile, ma come? Sono due cose che si con, mh, contraddicono l'altra. No, no. Perché immutabilità e progresso, se il progresso è inteso in questo senso che abbiamo detto omogeneo, non contraddice affatto l'immutabilità dei dogmi non e della verità e del deposito rivelato, affatto, affatto per niente. Definendo un nuovo dogma, che cosa fa in fondo la Chiesa? Definendo un nuovo dogma, come dire, dà una nuova spiegazione che si aggiunge a quella data dagli Apostoli alla Chiesa. Non si fornisce mai però una spiegazione più grande. Di quella che gli apostoli hanno ricevuto da Dio, ma semmai possiamo dire soltanto una spiegazione più grande rispetto a quelli che essi diedero alla Chiesa primitiva, se vogliamo, ma non, diciamo, di quella che gli apostoli ricevettero da Dio. d'accordo? Noi non staremo mai dicendo cose che agli apostoli non erano note, ma ci mancherebbe, non potremmo mai dire una cosa del genere. Spiegare deve però avvenire sempre sotto la competenza dal, dal, del custodire, che praticamente che cosa fa il custodire? Il custodire preserva eh, il deposito rivelato da ogni modifica. Ora, ad esclusione degli apostoli, quindi lasciando da parte gli apostoli, è possibile dire, è possibile, possibile, eh? possibile dire che la Chiesa primitiva ignorava, ignorava certi dogmi attuali. Nel senso che non li conosceva in modo esplicito, ma ne conosceva altri nei quali tali dogmi erano comunque implicitamente contenuti. Okay? Molto chiaro. Lo storico della Chiesa, guardando la, la, la storia della Chiesa, sa che non dobbiamo dire due cose. È falso, è falso dire che i dogmi non provengono dalla scrittura e dalla tradizione. È falso, è sbagliato. Ed è anche imprudente dire che certi dogmi non furono riconosciuti. Come dire, sì, eh, eh, oggi siamo pronti per parlare dell'Immacolata Concezione, poi dell'Assunzione, dell ma quei tempi, cosa vuoi, non si era pronti, non avevano la mentalità. Eh no, eh no non può funzionare così, eh? assolutamente. Un conto, un conto è completare e perfezionare il deposito tramite nuove rivela rivelazioni, ed è una cosa. Un'altra cosa è completarlo tramite spiegazioni di verità già rivelate. Sono due cose, due cose ben diverse, eh? Cioè nuova rivelazione, stiamo molto attenti. Ad esempio, io ne approfitto, apro una parentesi, apro una parentesi sulle cosiddette rivelazioni private. Stiamo molto attenti alle rivelazioni, alle rivelazioni private. Stiamo molto attenti. Chiudo parentesi e non voglio Elia aggiungere assolutamente altro. Sì, vai. Arrivo all'ultimissima all parte. Allora, prima parlavi giustamente della capacità dell'uomo di elaborare, di osservare, sono d'accordo, tenendo però conto che tra lo sviluppo di un sistema conoscitivo umano e lo sviluppo, diciamo, della dottrina da parte della Chiesa c'è una differenza che è la seguente. Ogni sistema filosofico umano proviene o diciamo evolve se vogliamo un sistema filosofico umano con la sottrazione quindi tolgo un qualcosa che non va più bene l'addizione aggiungo qualcosa di nuovo o la modifica lo sviluppo del deposito rivelato al contrario non viene dall'uomo ma viene da dio autore dell'ordine soprannaturale la chiesa non compie nessuna delle tre operazioni suddette cioè non è che la chiesa a proposito del deposito rivelato, modifichi, tolga, diciamo, ometta una cosa completamente nuova che viene fuori dal nulla. La Chiesa che cosa fa? Spiega la fecondità presente in un qualcosa che era già rivelato. La Chiesa perfeziona il deposito rivelato non al modo di un sistema filosofico, non al modo di un sistema filosofico, ma da un, un modo che è altro, diciamo, da ogni sistema umano. Ora io ricordo, e qui poi concluderemo con una domanda. La lezione di oggi la, la chiudiamo con una domanda, non con bene, una informazione. Ma, ma prima una considerazione. Ricordiamo che Nostro Signore diede al Papa e agli Apostoli il potere di insegnare promettendo la sua assistenza, ed è di fede divina definita. Che Gesù assiste il, magist la, il, il magistero del Papa e la Chiesa. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Matteo 28,20. Quindi è promessa di nostro Signore l'assistenza al magistero del Papa e della Chiesa. Ora io faccio una domanda e qui chiudo, mi sapreste dire la libertà religiosa? Quale esito di quale sviluppo di dato rivelato? Sarebbe già? In quale parte della rivelazione era già implicita? Come faccio a dire che si è trattato che si tratta la libertà religiosa di un qualcosa paragonabile al rivelato virtuale, cioè già presente nella rivelazione? Che mi pare che dica cose onestamente un po' diverse, eh? un po' diverse. Dopo, mi pare, per carità, potrei potrei sempre sbagliare. Chiudo solo con questa domanda. Come faccio a dire. Che ciò che è contenuto nella dignità e in altri documenti non sia altro che un'evoluzione omogenea di un deposito rivelato, semplicemente portato poi alla luce. Chiuso. Vabbè, lasciamo con questa domanda. <ride> Vediamo se qualcuno magari mette una risposta nei commenti. e Direi che per oggi, Mauro, però ci possiamo fermare perché non è ancora un'ora, ma insomma, sono 50 minuti, almeno così mi pare o 50 minuti abbondanti e eh, per oggi terza puntata ci fermiamo qua credo che andremo al di là delle tre puntate che avevamo eh, preventivato si andrà oltre e la prossima volta magari affronteremo proprio questo il cambiamento come stravolgimento la libertà religiosa magari si andrà ancora un po più, più a fondo libertà religiosa diritto naturale eccetera insomma continuiamo questo nostro questa, questa tua anzi, esposizione sulla crisi nella Chiesa e la crisi nella teologia, ecco Elia, posso dire una cosa? Allora prego, prego. io mi rendo conto che la lezione di oggi, la lezione, non chiamiamola lezione DAI, che. Il nostro video dialogo di oggi sia stato un po' tecnico e eh? me ne rendo perfettamente conto, però c'è anche da dire c'è anche da dire che per poter comprendere alcune cose servono anche degli strumenti e purtroppo gli strumenti la, la prende, prendere strumenti costa anche a volte molta fatica. E attenzione, perché quello che ho cercato di dire io non lo prendo da me stesso, ma lo devo da ad altri che me lo hanno insegnato, e fra l'altro e è reso in maniera molto, molto molto semplificata. Invito sempre a leggere, diciamo, testi specialistici in materia, ovviamente, se, se possibile, di qualche decennio fa, che spiegano per filo e per segno tutto quello che abbiamo detto, anche con dettagli ed esempi molto molto chiari. Ma guarda, pensavo che addirittura fosse un po' più complicato, più difficile, in realtà non è così, perché poi se uno segue con attenzione. Eh, riesce anche a capirlo, se poi lo vedo due volte, chiaramente, eh, ma io ripeto: questi video vederli solo una volta non basta, ma qualsiasi cosa io voglio capire in profondità non mi basta una volta. Quindi, insomma, no, non, si può, non si può banalizzare per rendere tutto semplice, no. tutto facile. Nella vita no. ci sono cose che sono più eh, facilmente avvicinabili, facilmente comprensibili, ce ne sono altre che necessariamente richiedono un impegno intellettuale maggiore. Dipende poi dall'interesse che una persona. Perché se una persona non ha interesse, allora vabbè, questo è un altro discorso. Ma se c'è un minimo di interesse, è chiaro che io devo avere quanti più strumenti possibili per permettermi di comprendere un argomento, di comprendere un tema, insomma, di comprendere qualcosa è così. Insomma, non... per tutto ci vogliono gli strumenti, come per mettere un chiodo ci vuole uno strumento materiale che è un martello. Per capire dei concetti di questo tipo, ci vogliono strumenti anche intellettuali, senza i quali si ha la sensazione, l'illusione eh, di aver capito, ma poi in realtà non è così. Quindi mh, sono d'accordissimo, ripeto, pensavo fosse più complicato, in realtà poi è abbastanza semplice se capisco le cose fondamentali, che poi sono poche, non è che sono tante, che alla fine non è che ne hai dette chissà quante, sono quei concetti che vanno capiti molto bene. Tutto qua. Va bene Mauro, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ci lasciamo e alla prossima. Un saluto a tutti. Ciao. E ciao, ciao a tutti. tutti. Alla prossima.